Oh mio Dio, ragazzi, cosa succede là? Vedo bordello. Jasmine con una mazza in mano. Che cacchio stai facendo? È pentita. 10 ha trafitto con Ibrahimovic. Che questa mi pesta. Le hanno divise perché si stavano ammazzando. Cosa? Oh my god, ma la serie è finita. XD, io mi disiscrivo. XD. Il video sta andando nel degrado. Mi devo dare una cazzo di calmata. Sembra un incontro di wrestling. Scusate, stanno cercando di calmare Jasmine, che non vuole lasciare quella mazza. Tanto Junior e sua madre Samantha contro Jasmine. E là, pagliacci e pagliacce, qua è Omega e benvenuti o bentornati sul mio canale e su questo nuovo video della vita reale da calciatore. Ragazzi, voglio dire di prepararvi perché questa settimana arriveranno tanti nuovi video diversi. Vi dico già che arriveranno alcuni video di Fortnite che sono stati anche chiesti da voi. Quindi tranquilli che non sono i soliti video. Saranno dei video belli che vi piaceranno perché conosco il vostro stile, voi conoscete il mio e sapete che tipo di video vi porterei su Fortnite. Quindi stay hungry, raga. Invece oggi è lunedì, quindi... Dai che lo sapete ragazzi, dai che lo sapete, esatto, doppio video, attenzione, bomba sia sul mio canale, questo qui, che sul canale di Blasting Gaming. Io ragazzi vi consiglio di andare a vedere questo video di oggi che trovate ovviamente in descrizione del canale di Blasting Gaming perché è un video molto molto particolare. Potrebbe essere forse l'ultimo video, quindi ancora non si sa bene. Ho messo, proprio perché non so se è l'ultimo video, un'auto speciale, la Ferrari. Una Ferrari che non vi immaginate. Non ve lo spoiler ragazzi, link in descrizione, andatelo a vedere. Prima di passare al video voi ragazzi voglio salutare due di voi che ho detto che facevamo un gioco. Dove c'era una foto dove io stavo così e ho detto ragazzi date una descrizione e ho preso giusto le migliori. Saluto Luca Moratti 2007 che mi scrive: quando hai appena finito di cagare ti senti fiero di te. Beh, in effetti non c'hai tutti i torti. Grande Luca, bella, grazie per il tuo commentone e ti saluto. Saluto anche Nello D'Antuono che mi scrive: quando la Juve vince contro Napoli senza imbrogliare. Oh, attenzione, questa è pesante. Però ci sta un botto. Ciao Nello, grazie anche a te per il tuo commento e mi raccomando, giocate senza imbrogliare sempre. Anche voi ragazzi, se volete essere salutati dal sottoscritto, vedere spoiler dei prossimi video e anche parlare con me in direct, potete farlo avendomi a seguire su Instagram, lo trovate qui in descrizione. Quindi mi raccomando, passateci 2 secondi, sapete che vi aspetto. Quindi oggi ragazzi, non me frega niente, qui distruggete il tasto dei mi piace, lo fate arrivare a 5000 e sul canale di Blasting Gaming lo fate arrivare a 3000, porca miseria, perché oggi è lunedì bomba, è lunedì omegozzo è oggi. Eccoci qui con il nostro CR7 a bomba raga, che... Una domanda, forse può seccare, però io ragazzi ve la devo chiedere. Dopo, non so, 200 episodi di Ronaldo, quanti ne abbiamo fatti ragazzi? Il nostro Ronaldo con suo figlio, vi ha mai seccato? Ragazzi, io non posso dire che Ronaldo per me ormai è diventato qualcosa di epico. Anzi adesso da tifare una squadra italiana tifo anche il Real Madrid, insomma vedete voi. Allora, come ben vedete siamo da Simon. Infatti anche il video che vi ho detto speciale di Ronaldo Junior che trovate in descrizione ragazzi inizierà proprio qui. La Lamborghini Supreme, sapete che questa macchina qui è stata rubata, scassata. Cioè cos'è che non ha subito sta povera macchina regalo? Quindi mi dispiace un botto per questa macchina. Vabbè, insomma Simon mi ha detto che c'è tutto bene e che va tutto bene. Grazie Simon, ti ringrazio. Grazie Simon, poi ti faccio sapere. Che poi mi dovete far sapere voi un'altra cosa. Come vedete Simon, sono arrivato delle nuove macchine. Queste ragazzi sono auto classiche, normali, quindi niente di rilevante insomma. E volevo che mi dicevate nei commenti se volete un'auto nuova, che magari compriamo un'auto nuova CR7, una nuova targata personalizzata insomma. C'erano delle macchine ragazzi, quella Ferrari tutta customizzata, pazza insomma raga, dipende da voi, ditemi se vi piacciono, se potrebbero piacervi. Forse alcuni di voi sono dimenticati. Voi vi ricordate che sicuramente Jasmine era venuta a casa nostra quando Samantha, la vera mamma di Ronaldo Junior, se ancora non avete visto i video di ieri, importantissimo, stoppate questo e andate a vedere quello di ieri perché quello di ieri è molto molto importante, se no non potete capire questo. Samantha ragazzi è tornata a casa nostra, ha chiesto di tornare insieme a noi, quindi ora dobbiamo proprio tornare velocemente a casa perché la situazione sta proprio degenerando. Ok, allora ragazzi siamo tornati a casa il più velocemente possibile perché
perché vabbè, tra l'altro guardate, lascio pure la mia Lamborghini Supreme parcheggiata male, ragazzi. Io quest'auto la parcheggio sempre con classe, con lusso, senza parcheggiarla a cazzo di cane, ecco, insomma, giusto per farvi capire. Allora, ci sono un po' di situazioni da risolvere che sono in equilibrio. Ragazzi, tutto bene? È morto qualcuno? È un'ambulanza? Ho visto passare un'ambulanza. Oh, scusa. Oh mio Dio, ragazzi, cosa succede là? Vedo bordello. Qualcosa è successo. Io lo sapevo. Molti di voi si staranno chiedendo perché questo video si chiama fine della serie e insomma già addio Jasmine. Anzi, vi dico una cosa, per i bambini che adesso ti hanno oh my god, ma la serie è finita, XD, io mi disiscrivo, XD. Io dici tu, io dico io, che non si devono disiscrivere. Ragazzi, la serie non è finita. Jasmine era un capitolo importante della serie, quindi si è disiscritta. Avete visto, è nato leoncino pure a me. Chiara Ferragni, se vedi sto video, fammi gli auguri almeno, scusa. Tutto bene? Insomma, ragazzi, vedo Jasmine con una mazza in mano, Ronaldo Junior che si sta mettendo la mano in faccia. Non mi dire che è morta sua madre, ragazzi. Per Ronaldo Junior, per il suo cuoricino, sarebbe un colpo troppo duro. Due guardie che stanno tentando di dirle di abbassare tutto. Jasmine, che cacchio stai facendo? Stai minando. Io, ragazzi, un giorno di questi, ve lo dico, Ronaldo lo troverete a terra con un gomito rotto, la mano così, tipo mezzo morto, perché in questa casa succederanno le peggio tragedie. Che sta succedendo? Mi dite che sta succedendo? Porca miseria, eh? Ok, ragazzi, devo stare molto attento alle parole che peso. Jasmine sta cercando di dirmi che ha una mazza in mano. È pentita! 10% rapito con Ibrahimovic. Che cazzo ho detto? Insomma, ragazzi, Jasmine vuole tornare con noi perché pensa che tutto quello che abbiamo fatto sia sbagliato. Oh mio Dio! Non posso dirlo di no con una mazza in mano, ragazzi! Questa mi pesta! Senti Jasmine, io capisco tutto il resto, ma adesso è tornata la mamma di Ronaldo Junior. E tra l'altro, non prendetela con me, ma è colpa dei miei iscritti. Colpa vostra, ragazzi, perché io ho chiesto, ho detto, ragazzi, Jasmine, Samantha. Voi mi avete detto Samantha perché è la mamma di Ronaldo Junior, perché è più bella di Jasmine, eccetera, eccetera. Ragazzi, la guardia mi sta dicendo che Samantha si è allontanata, è andata nel prato e li hanno divise perché si stavano ammazzando. Cosa? Ho detto che Samantha è nel giardino, quindi arrivo Samantha. Wow! Oddio, Ronaldo, ti sei spaccato una mascella. Guarda che cretino. Per fare il cretino ti sei spaccato la testa. Devo chiamare l'ambulanza? Certo, di giunta. Ok, sto video sta andando nel degrado. Mi devo dare una cazzo di calmata. Scusate, raga, l'emozione. Allora, dov'è Samantha? Lo scrivo anche io nei commenti, raga. Team Samantha o Team Jasmine? Vedremo chi è che vince nei commenti. Insomma, in poche parole, ragazzi, a me sembra più bella Samantha. Non lo so. Samantha, mi vuoi raccontare che è successo? Perché, ragazzi, la cosa non mi convince per niente. Ragazzi, Samantha ci sta spiegando che Jasmine a un certo punto ha preso una mazza da baseball e ha tentato di picchiarla. E ha detto: quale ragazza sconsiderata comprerebbe una mazza da baseball? No, ragazzi, in realtà siamo noi gli sconsiderati che teniamo le mazze da baseball in casa. E meglio se non sa che suo figlio tiene anche il mano. Pronto Junior, ne dobbiamo parlare. Devo parlare con un altro, questa cosa assolutamente, insomma. Devono rompere al pischellone Dark, ragazzi, perché Ronaldo è il pischello Dark, il capo della gang, mentre Ronaldo Junior è il pischelletto Dark. Allora, qui le cose si stanno un po' complicando, perché oh mio Dio, che sta succedendo, ragazzi? Sembra un incontro di wrestling. Jasmine sta dicendo a Samantha di andarsene di qua perché lei è la nostra ragazza. Samantha sta dicendo che non può andarsene di qui perché lei è la vera madre di Ronaldo Junior. Ronaldo Junior, ragazzi, tutto fiero ovviamente. Da che parte deve stare? Da parte della sua vera madre, da parte di Samantha. Anche se ha considerato Jasmine sua madre per un bel po' di tempo, ma una mamma acquisita. Quindi adesso, ragazzi, oh mio Dio, le guardie stanno cercando di calmare Jasmine, che non vuole lasciare quella mazza. Non deve uscire il discorso che quella mazza l'ho comprata io per pestare Ronaldo Junior. Se no, ragazzi, Samantha chiama gli assistenti sociali, Ronaldo Junior non lo vediamo più. E ragazzi, Samantha o Jasmine? Io direi proprio, ragazzi, Samantha. Per il semplice motivo che è la mamma di Ronaldo Junior. Ronaldo Junior potrebbe essere più felice. Samantha potrebbe aiutarmi di più con Ronaldo Junior. E Jasmine è diventata troppo aggressiva, ragazzi. E non sta, la situazione sta per sfuggire di mano. Mio Dio. Sì, mi sono messo in mezzo. Sto dicendo a Jasmine che deve andarsene. Purtroppo le cose stanno così. Che adesso Samantha è tornata. E lei è la vera mamma di Ronaldo Junior. Ragazzi, forse mi sto per prendere gli schiaffi. Sto per prendermi le mazzette da baseball in testa. Ok, ragazzi, la situazione è degradata. Jasmine sta dando di matto. No, guardia, non fate niente. Provo a parlarci io. Jasmine,
Oddio, sta picchiando anche me! Oddio, aia! Ronaldo, tutto a posto? Oddio, che è diventato Ronaldo Junior! Basta, Gianbi, basta, perché sta scattando la polizia! No, non chiamate la polizia, deficienti! Non chiamate la polizia, me la vedo io! Ragazzi, ho detto alle guardie di non intervenire! Sta succedendo il casino, oddio, il portello! Oddio, Ronaldo Junior, tutto ok? Non mi... Ragazzi, c'è una super rissa in atto! Ronaldo Junior e sua madre Samantha contro Jasmine! Oh mio Dio! Ok, ragazzi, io sinceramente non volevo che le cose andassero a finire così. Volevo avere un bellissimo ricordo di Jasmine, perché ragazzi, quando l'abbiamo conosciuta non era così. Non so perché è diventata così, sinceramente. Forse è colpa di un certo Ronaldo Junior che l'ha fatta impazzire fino allo sclero. Ragazzi, Jasmine, ragazzi, sta piangendo. Jasmine, qui nessuno ti vuole fare del male. Metti via quell'arma, deficiente, basta, ti fate spaventare. Porca miseria, tutto io ti devo dire. Leva quell'arma, toglila dalla mano, Jasmine. Dopo sembra che la serie sia chiusa, il capitolo Jasmine sia chiuso, che finora è andato tutto bene. Ma poi non so a lei cosa le sia successo, cioè è impazzita, raga, è schizzata. Insomma, alla fine Ronaldo ha deciso, ragazzi, Samantha, la vera mamma di Ronaldo Junior, che si spera non succeda altro, sia l'ultimo dell'ultimo. Quindi, ragazzi, Jasmine sembra proprio che dobbiamo dirle addio. Sì, no, che cosa sta succedendo? Jasmine ha iniziato a correre all'impazzata da sola. Ragazzi, guardate, se ne sta andando, sta piangendo, si è andata piangendo. Forse sono stato troppo crudo con lei. Ma no, ragazzi, cioè, gli ho detto la verità, gli ho detto più bello possibile, gli ho detto pure che l'andremo a trovare. È scappata, non la vedo più. Ok, ragazzi, sembra che le cose debbano andare così. Tutti quanti per l'aiuto, guardi, scusate per sta rogna. Ancora con quella pistola in mano, cazzo! Spaventi la gente! Nei commenti se siete d'accordo, se non siete d'accordo, cosa vorreste nel prossimo video, perché si può ribaltare tutto, lo decidete voi, perché voi portate avanti la serie, l'ho sempre detto. Quindi mi raccomando, un bel mi piace, iscrivetevi al canale, di cui vi ringrazio già adesso, e commentate e condividete i video con i vostri amici, mi raccomando. E fatemi sapere come dovrebbe andare a finire adesso. Io vi ricordo che ancora per poco in descrizione, in edizione limitata, poche ce ne rimangono ancora, ragazzi, perché le avete prese già, ho visto le maglie di Ronaldo e Ronaldo Junior. Quindi, ragazzi, passateci, che sono veramente belle, andatele a comprare perché meritano. E sempre in descrizione, se volete essere salutati dal sottoscritto, venite a seguirmi su Instagram, lo trovate qui e in descrizione. Mi raccomando, che vi aspetto. Per questo video è tutto, ragazzi, con Ronaldo, Jasmine andata via, Samantha, vera mamma di Ronaldo Junior, Ronaldo Junior e tutte le guardie. Come cazzo, raga, grazie a tutti, bella visione, se beccamo al prossimo video. Ciao! Aspettate, ho dimenticato lui.